che siete venuti con un lungo viaggio qui a Roma a Sant'Egidio. Vi sono veramente grato perché avete fiducia in noi. Voi sapete che la comunità di Sant'Egidio non ha alcun interesse economico o politico in Sud Sudan. Il nostro interesse è la vostra pace. E noi crediamo che voi potete passare alla storia come i padri della pace nel vostro paese. E voglio ricordare anche come Papa Francesco ha compiuto un gesto. Si è inchinato davanti a ciascuno dei leader e ha baciato loro i piedi. Il mondo intero è rimasto meravigliato di questo gesto. Come non sentire la vergogna sul volto, pensando che in Sud Sudan non c'è ancora la pace? Non siamo qui per accusarci a vicenda o per tornare sui torti del passato, ma per ascoltare la richiesta del popolo sudanese, che è pace.